Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, sono sul Freccia Rossa, quindi spero che voi mi sentiate bene e non cada la linea. Oggi intervista di Di Maio al Corriere della Sera, questo forse è il tema principale della giornata, in cui lui cerca da una parte di buttare un po' di acqua sul fuoco e dall'altra di dare un consiglio a Salvini. Dice a Salvini, giù i toni, pronti al dialogo con la UE, quindi una specie di Di Maio Doroteo oggi sul Corriere della Sera. Ovviamente sulla questione degli inceneritori la cosa va avanti. Costa, il ministro Costa, mi sembra che al Corriere del Mezzogiorno fa un'intervista e spiega per quale motivo nel 2025 secondo lui ci sarà tutta l'economia circolare dei rifiuti in Europa e quindi non ci sarà più problema dei termovalorizzatori. Nel frattempo un bellissimo pezzo di Antonio Polito, sempre sul Corriere del Mezzogiorno, che vi consiglio di leggere. A differenza del Corriere della Sera, mi sembra che sul Corriere del Mezzogiorno Polito scriva e ricordi cosa era successo 29 agosto del 2004, cioè esattamente 14 anni fa, quando 40.000 persone, non so se fossero veramente 40.000, comunque un bel numero di persone sfilò ad Acerra, capeggiati dalla sinistra e dai centri sociali, perché non volevano il termovalorizzatore di Acerra. Se avessero vinto loro, ricorda con grande lucidità oggi Polito, il problema della Campania sarebbe decuplicato e sarebbe molto simile a quello della Sicilia, dove non sanno dove mettere i rifiuti. Riguardo alle manifestazioni, da segnalare due manifestazioni flop, secondo i giornali: quella a favore della Raggi, fatta da 400 persone, di cui si è molto divertito, mi sembra, il Tempo a ricordare tutte le signore ingioiellate e con le borse. Ormai bisogna andare in manifestazioni vestiti come dei poveracci, se no, e con 2 euro indosso, se no si viene pizzicati. E dall'altra la manifestazione pro TAV di Torino, dove invece Libero dice: meglio che non manifestiate se dovete essere così pochi, eravate un grande partito, oggi siete un partito che conta nulla, dice Feltri, con una foto sicuramente impietosa della piazza di Torino, che invece viene vista dal giornale molto più piena. Corsera e giornale, ma anche Corsera, sono più indulgenti. Savona fa un pezzo sul Sole 24 Ore riguardo al filone Di Maio, e cioè dice: il governo cerca il dialogo con l'Europa. Non è vero che noi non cerchiamo il dialogo con l'Europa, la colpa è alcuni conservatori europei dicono che noi non avremmo fatto le riforme che avevamo promesso. Ma c'è un piccolo problema, dice Porro: troverà anche un lavoro anche se non fai lo scendiletto del governo. Fantastico, i coglioni di prima mattina, se non faccio lo scendiretto del governo. Del governo. Ma cosa ti devo dire a questo cretino, a questo deficiente che mi scrive che faccio lo scendiretto? Sapete cosa? Voi che dite che io faccio lo scendiretto del governo, e voi che dite che io attacco il governo perché sono un berlusconiano, e voi che riuscite a dire che siete rinziati, mettetevi tutti in una stessa stanza e sapete che faccio un bel termovalorizzatore in questa stanza. Il problema è che l'energia prodotta da questi tre coglioni messi in una stanza insieme non produce neanche un megawatt. Va bene, continuiamo sul fatto che Savona dica in realtà che la colpa non è di questo governo nel non aver messo le promesse, ma è semplicemente dei precedenti che hanno fatto promesse che non hanno rispettato. Dice: certo, le promesse poi devono essere rispettate dall'istituzione, dall'Italia, intesa come nazione, ma non possiamo prenderci noi il carico di promesse fatte da altri. Questo ragionamento di Savona non è del tutto peregrino, basti pensare che nei passati governi furono concessi 30 miliardi di euro, 30 miliardi di euro di flessibilità, che non si riesce a capire dove siano andati a finire. Savona dunque oggi sul Sole. Non mi sembra che compaia oggi sul Sole Minenna, il candidato di Fabio Tombolini, direttore del Sole, amico dei pentastellati alla presidenza della Consob. Ci sta ragionando Mattarella. La sua storia è raccontata molto bene oggi da Gianmaria De Francesco sul Giornale. Prima grillino, poi amico del PD, poi addirittura flirtato con Forza Italia. Insomma, questo candidato sgomitante alla presidenza della Consob. Nel frattempo sulla politica, da segnalare la candidatura ufficiale di Minniti alla segreteria del PD, era nei fatti, si vedeva quanto Minniti avesse voglia di farlo. Intervista oggi a Repubblica in cui dice delle cose molto, diciamo, concilianti anche nei confronti del suo avversario Zingaretti. Non è un avversario, non chiamatelo così. E poi l'altra cosa che dice: non serve cambiare nome al partito. Nel frattempo gli altri giornali stanno speculando sul fatto che forse Renzi vuole mollare il PD per farsi il suo partito. Scusate che chiudo un attimo questa porta qua.
Eccoci qua, siamo ritornati in diretta, se no do fastidio a tutti quanti gli altri che stanno in treno. Quindi probabilmente Renzi si vuol fare la sua cosa, vedremo quale sarà, oppure saranno degli enormi tatticismi di Renzi a cui siamo abituati. Oggi veramente la cosa più incredibile, buongiorno Andrea, la cosa più incredibile è il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano oggi riesce ad attaccare tutto quello che è la componente leghista di questo, di questo governo. Il tono ovviamente lo dà Travaglio, che lo chiama come ministro dell'esterno, no? Siccome lui va molto in giro, va un po' in televisione, fa i suoi comizi, viene nominato non ministro degli interni ma ministro dell'esterno. Vorrei segnalare che il suo amato, adorato Di Maio è presente altrettanto. Tanto riguardo alle sue presenze, diciamo, televisive e comiziesche rispetto a Di Maio. Mi dispiace che Di Maio forse è un po' meno efficace nel dire delle cose che la gente non coglie. E l'altra cosa divertente di Travaglio è che ci sarebbe una tela di Penelope che sarebbe disfatta la mattina da Di Maio e tessuta la notte da Salvini. Io di fatto sin da quei tempi, da quando leggevo a scuola, stavo per Penelope, cioè per Salvini. Quindi non so se gli va proprio bene questa metafora della tela di Penelope su Salvini e Di Maio, Salvini che la fa di notte e Di Maio il procio che la disfa di giorno. Mi sembra una roba veramente imbarazzante come è raccontata. Poi attacco veramente a sangue freddo al nuovo presidente di lista Blangiardo, sempre sul Fatto Quotidiano, e attacco alla Ceccardi, sindaca di Cascina. La Ceccardi perché è una leghista ed è una sindaca leghista e vabbè, ma l'attacco a Blangiardo, il presidente di lista, è perché avrebbe detto, più che fare farci arrivare nuovi immigrati, avrebbe detto al Libero, per aumentare i contributi per le pensioni, cosa legittima, dice Blangiardo in un'intervista al Libero, la cosa più interessante sarebbe aumentare l'occupazione femminile. Allora, se lo dice Blangiardo che è importante aumentare l'occupazione femminile, deve essere considerato un becero conservatore leghista, secondo il Fatto Quotidiano. Ma insomma, oggi il Fatto è diventato veramente la gazzetta del Movimento 5 Stelle, occorre leggerlo, perché il giorno dopo, il giorno stesso, sentirete Di Maio dire le cose che legge sul Fatto, o comunque che ha sentito, con cui si è concordato con il suo amico Travaglio. Nulla di male, per carità, lo dice uno che ha fatto il vice direttore del giornale, figuratevi un po' voi se mi scandalizzo per questo. Mi scandalizzo semmai su questa rietta di perbenismo e di essere fuori dai giochi di giornali, che in realtà nei giochi di chi comanda oggi sono. Buongiorno Barbara, finalmente ti becco in diretta. L'ultima cosa che vi segnalo è la questione francese, che io trovo scandalosa perché, vedete, Macron l'abbiamo descritto come un fenomeno, i nostri giornali erano tutti entusiasti, Giuliano Ferrara faceva ci hanno raccontato che questo qua, insomma, in un paese in cui la benzina è stata, il gasolio è stato aumentato a 1,5, la benzina costa 1,51 rispetto a 1,60, 1,61 che costa da noi, insomma, sfilano e vengono ferite 250 persone contro l'aumento delle tasse, contro l'aumento della benzina, contro le minchiate tipiche dei governi burocratici europei, per i quali, guardate bene nei pezzi, sapete di che cosa si lamentano? Del casino che devono fare. Buongiorno amico Bennisi, caro amico che anche la domenica ci vede. Insomma, sapete su cosa si incavano? Come se fosse un libro di J.C. Ballard, i francesi non di Parigi, ma i francesi della provincia, neanche delle banlieue, per esempio, per fare le revisioni che sono sempre più complicate, sempre più costose, sempre più inutili. Insomma, questo ambientalismo da salotto, pezzo del Corriere della Sera, per cui ovviamente che gliene frega a loro se hanno le macchine blu, come dicevano i manifestanti, che gliene frega a loro se hanno la metropolitana sotto casa, ma che difficilmente si può applicare a tutto quello che è fuori da Parigi. Insomma, mi fa godere come un pazzo. La manifestazione delle giacchette gialle in Francia è la manifestazione che vale 10 volte la TAV, vale 10 volte, è una manifestazione da tenere veramente sotto osservazione. Tra l'altro, manifestazione fatta da persone per bene, da persone tranquille, da persone che sono state mangate. Non sono i centri cazzo sociali, pensioni manganellate da Macron, una persona è morta per un infarto, 250 persone ferite, sempre con loro. Di
questo vi ho parlato, del PD, dell'inutile PD. Infine, oggi Tim deciderà, probabilmente indubitosi di avere il suo amministratore delegato, grande manager, sicuramente farà bene. Quello che non farà bene è la Telecom, è la separazione della rete, che oggi vede confrontati due punti di vista, mi sembra, su repubbliche diversi. Uno è quello di Massimo Mucchetti, insomma, che è chiaramente lo statalista per definizione, e l'altro è il bellissimo e grandissimo amico mio Stagnaro, cioè dal punto di vista economico e filosofico Stagnaro, che ci spiega per quale motivo separare la rete da Telecom è una follia, una nazionalizzazione che servirà molto a poco se non a indebolire Telecom. Oggi pomeriggio vedremo se poi finirà come previsto. Intervista di Genish, amministratore delegato seccato dall'azionista Elliott in maniera, diciamo, un po' sconsiderata in queste ore a Telecom. Insomma, è una di quelle partite della finanza che a me mi ha sempre appassionato e che comunque è un grande buon viaggio. Vabbè, buon viaggio, mi dice Roberto. Sì, grazie a te per il buon viaggio. Buongiorno dottor Poi, a Di Maio le brucia perché Salvini è davanti, più diventa a Di Maio le brucia perché Salvini è davanti. Saluta Nadia che sta arrivando. Buongiorno, bravo, ambientalisti da Salotto che con la loro ipocrisia tengono in pianta stabile milioni. Boh, non continua. Non si può dire neanche al peggiore nemico di voler incenerire in un... Eccola qua, non si può incenerire, no, fantastico, in un termolizzatore. Eh sì, vi siete offesi perché ho detto che quei tre neuroni li metto in un generatore. Non è un nemico, è un neurone. Se io metto un neurone in un termolizzatore non si incenerisce, va bene? Non ti curare di loro, no, ma chi se ne cura? Ma insomma, io quelli che vengono qua a rompere le balle li prendo a calci nel sedere, perché non c'è bisogno di venire qua, statevene a casa vostra, nessuno vi ha chiesto di sentire la zuppa, anzi non siete obbligati, non è il TG1 in cui ci capitate neanche per caso, qua proprio dovete venire, e se venite a rompere le balle, mi rompete le balle, chiaro? E domenica, e ti aspettiamo a Roma, se Francesca, sto arrivando, fare i termolizzatori, dice Giuseppe, e comunque finalmente Flavia ha capito, era una battuta, non ci voleva tanto, l'hai capito, era una battuta, brava. Ci siamo capiti, neanche mia figlia probabilmente si sarebbe offesa per una battuta di questo tipo, tranne un cretino con un solo neurone che appunto voglio cercare di... bene, non riesco a vederti, baci a tutti quanti. Ciao Cristiana, mitica Cristiana, adesso proprio vado perché devo finire. Ciao.